È da un po' di tempo che ci siamo appassionati ai borghi fantasma e alle loro storie. Questa ricerca ci ha portato dalla Calabria alla Lombardia, alla Liguria, in Campania, in Abruzzo. Ma c'è un posto in particolare che aspettavamo di visitare da un sacco di tempo. Siamo in Basilicata, in provincia di Matera, tra i calanchi della Lucania. E non so da quanti chilometri non incrociamo una singola automobile. Sulla strada la Panda ha festeggiato i suoi primi 100.000 chilometri. Eccoli, sono 100.000! E quale momento migliore se non prima dello spettacolo che stavamo per vedere? Wow, come un pugno improvviso che non ti aspetti, giriamo una curva che sembrava una curva come tante altre e invece proprio lì si apre e si regala a noi Krakow. Trovarsi faccia a faccia con Krakow per la prima volta è emozionante. Un luogo congelato nel tempo che sembra essere uscito da un romanzo di Tolkien. In questo momento pare che l'unica abitante del borgo abbandonato sia una pecora che sta continuando a belare continuamente e riecheggia in tutta la vallata. Appena arrivati ci accorgiamo che l'accesso al borgo è chiuso con dei cancelli per motivi di sicurezza. Ne parliamo meglio con l'ex sindaco di Krakow, attualmente presidente di Krakow Ricerche. Una vicenda veramente molto brutta di un incendio doloso che ci fu a fine agosto del 2020. Ci fu l'ordinanza di chiusura conseguentemente a questo incendio e da quel momento il parco non è stato più riaperto. L'incendio, sommato ai rallentamenti della pandemia, ha momentaneamente sospeso le visite turistiche, ma ciò che ci interessa sapere davvero è cosa ha causato l'abbandono di Krakow in passato e quali sono le storie che si nascondono tra queste pietre. Krakow si espande urbanisticamente, inizia ad occupare dei suoli non più conglomeratici, arenarici, ma addirittura poi argillosi. Vincenzo è una guida di queste zone. Ci ha spiegato che le costruzioni su terreno argilloso hanno portato negli anni a numerose frane. Ma l'elemento clou determinante dell'avvio nel 62 di un processo dirompente è stata la realizzazione di un campo sportivo che ha determinato l'avvio di un processo di cedimento dei muri della strada provinciale. Ha iniziato a portarsi nel suo cedimento anche le aree soprastanti dove c'erano gli edifici. Anche mia nonna mi raccontava che un giorno si andò a prendere un caffè da una comare, tutto ad un tratto la casa tremò, di questa comare si riempì di crepe e loro poi uscirono grazie ai soccorsi dalla finestra. Nel 65 viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica che mette Krakow tra i paesi da trasferire a cure spese dello Stato. Così i circa 2.000 abitanti di Krakow del tempo si trovarono costretti ad abbandonare le proprie case e a trasferirsi nel nuovo paese. Noi siamo state una delle prime famiglie che ci hanno trasferito a Krakow Nuovo perché dove abitavo io c'erano delle lesioni che si aprivano e ci fecero subito lo sfratto. E come fu per lei andare via? Fu facile o...? No, è stato un trauma. Il paese costruito per accogliere gli sfollati è Krakow Peschiera, a circa 10 km di distanza. Buona parte della popolazione era ancora favorevole a rimanere su a Krakow. La frana aveva invaso una parte dell'abitato, la parte bassa, quindi diciamo che lassù ancora c'era la vita, c'era la piazza, c'erano le strutture principali abitate. C'era un paese che sembrava che era un'unica famiglia. Mentre da quando è successo poi la frana nel 62, purtroppo ci hanno diviso, un po' qui, un po' giù a Peschiera, altra gente che purtroppo è andata via. Alla fine un po' c'è questa ambiguità, no? nel vedere il paese nuovo senza quell'anima che aveva invece il paese vecchio. Negli
anni dell'abbandono non c'è stata nessuna, diciamo, ispirazione nel voler recuperare il centro storico, e ogni volta che crolla una casa non vi nascondo che è un dolore, perché quell'architettura, quella struttura che era stata fatta con una certa cautela, con una certa maestria, purtroppo dopo tanti secoli oggi viene a crollare. Ci è voluto l'uomo moderno per distruggere un monumento del genere. Così, da quando Craco è totalmente disabitato, è diventato, suo malgrado, un sito unico nel suo genere, tanto da attirare l'attenzione di numerosi registi. 007 ha girato anche nel 2000 qualche piccola scena di Quantum of Solace. Le immagini dell'impiccagione di Giuda del film di Mel Gibson sono fatti a Craco. Okay. E poi Francesco Rosi, con Il Cristo si è fermato a Eboli nel 78-79, realizza questo film. E prima di continuare volevamo ringraziare lo sponsor di questo video, NordVPN, per continuare a sostenere il nostro lavoro. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un servizio semplice ed economico per proteggere i propri dati personali online. Nel nostro caso specifico, NordVPN è particolarmente utile ogni volta che dobbiamo effettuare un acquisto online, quindi colleghiamo la nostra carta di credito per acquistare biglietti di treni, aerei o prenotazione di stanze d'albergo. Quando lo facciamo e siamo collegati a dei wifi pubblici, i nostri dati personali sono tutt'altro che al sicuro. Così, per viaggiare in massima tranquillità, attivando NordVPN ci viene garantita la totale sicurezza. Vi lascio in descrizione il link da cui potete trovare uno sconto importante sul piano biennale, più un mese completamente gratuito per provare il servizio e capire se effettivamente fa il caso vostro. Ora, continuiamo con Craco. Guardando Craco dall'esterno viene naturale provare ad immaginare com'era la vita prima. Qui c'era un tempo la piazza di Craco. In alto c'era la caserma dei carabinieri. Qui a fianco invece c'era il cinema, il Cineastra, con circa 80 posti a sedere. Proprio su questo muretto in pietra, la chiesetta della Madonna di Monserrato, abbiamo questo campanile che è il protagonista di questo piazzale enorme. Qui a destra c'erano le scuole. Vincenzo ci ha parlato di Craco Vecchia quasi come se ci avesse vissuto personalmente. Diciamo, mi sono sempre appassionato sui racconti, ancora continuo a farlo, come quando c'è qualche persona che ha vissuto nel centro storico, che mi racconta qualcosa di nuovo, una leggenda. Beh, queste sono cose per me delle vere e proprie perle preziose. Ed è proprio cercando alcune di queste perle preziose che vediamo una signora sul balcone di una palazzina a Craco Peschiera. È cresciuta a Craco Vecchia ed è così gentile da farci entrare in casa. Ci chiede di non essere mostrata in video e di registrare soltanto la voce. Allora, la mia infanzia è stata felicissima. Una cosa che racconto con orgoglio, con gioia, con amore. Siamo 8 figli, io essendo la più grande ho dovuto un pochino prendermi le responsabilità della casa. Sono andata a scuola, mio padre mi voleva far continuare gli studi, ma all'età di 14 anni, che frequentavo la terza media, ho incontrato il mio grande e unico amore mio. E quindi lei ha frequentato le scuole medie a Craco proprio? Sì, sì, a Craco. E com'era lì l'ambiente della scuola in un paese no, così bello, particolare? No, bello. Venivano i professori da Pisticci. Avevamo una professoressa, si chiamava Graziella Leone. E si ricorda ancora tutti i nomi? Sì, sì. Io lo amo infinitamente il mio paese, io nel mio sangue c'ho Craco. E mio padre diceva sempre, io sono come la lepre, dove nasco devo morire. Quanto fu difficile per lei poi quando dovette venire a vivere qua e lasciare Craco? È stato brutto proprio. È un dolore. Io non ci volevo proprio venire qua. Purtroppo non potevo farci niente. Sono stato 8 anni alle baracche. Hanno fatto le baracche come emergenza, ma io non mi trovavo lì.
Cracco in un certo senso è viva, il tempo passa e si nota, cambiano le stagioni. Per oltre 8 anni ho magari ripetuto le storie in continuazione 3, 4, 5 volte al giorno con i gruppi che arrivavano, ma non ero mai stanco di raccontare la storia di Cracco e tuttora non lo so. La cosa che le manca di più di Cracco, la cosa più bella di Cracco nei suoi pensieri? Mi mancano quelle viuzze, quelle strade di pietra e quel camminare avanti e indietro. Poi se stavi sopra, io abitavo sopra il paese, potevi scendere da tutte le parti, da tutti i lati c'erano le strade, trovavi giù in piazza la fontana dove ci riunivamo tutti i bambini, tutti, sai. Cracco vecchio per me è la mia vita, non posso farci niente. E questa era la storia di Cracco, la prima tappa di un viaggio che ci ha portato a scoprire altre storie di cui vi parleremo la prossima settimana.